Buongiorno ragazzi, buongiorno. Da questa bellissima giornata con questo sole splendente. Allora, anche oggi ho deciso di vloggare e passare la giornata insieme. Spero che la cosa vi faccia piacere. Siamo già pronti, stiamo per uscire. Fuori sì, c'è un bellissimo sole, una bellissima giornata, ma oggi ci sono meno 7 gradi. Neanche Vince ha detto che ha mai visto meno 7 gradi qui in Germania. Lui è qui da 10 anni. È10 la prima volta. Quindi mi sa che oggi farà proprio freddo, più di ieri, praticamente che ce n'erano meno 4. Staremo a vedere. Però non c'è vento e questa cosa mi piace tantissimo. E poi, appunto, come ho detto, c'è il sole che io amo immensamente, da buona siciliana. Sono ovviamente amante del sole. Comunque, dovevamo uscire prima. Cioè, un attimo, io devo farvi vedere. Qua c'è Roxy, qua c'è Vince. Cosa stanno facendo secondo voi? Ma secondo voi, dove sono? A te aspettavo che non ero qui. Non ve lo dico dove sono, no, ve lo dico, sono su Bidu, basta, non se ne può più veramente. Però stanno facendo tantissimo shopping e stanno prendendo tantissime cose. Vi ricordo, se non lo avete visto, loro ridono, certo. Se non lo avete visto il mio video di Bidu, devo dire che alcune aste le hanno vinte. E niente, ok. Comunque non spediscono in Germania, cioè Bidu spedisce solo e solamente in Italia. Infatti, stiamo spedendo tutte cose giù. Vabbè, comunque, io sono pronta, anche loro. Spero che si stacchino da questo telefono. Usciamo! Noi dovremmo uscire, ma lì c'è qualcuno. Linguaggio. Comunque c'è qualcuno che sta sgranocchiando. I simil Mikado presi da Netto, che è? C'è poco poco ghiaccio e stavamo notando tutti questi fiocchetti di neve così. Mamma mia, come sto! Però devo dire che preferisco questo a tutta la pioggia e il vento che ha fatto le settimane precedenti. Quindi meglio questo, che almeno è freddo secco. Allora, perché devo comprarmi delle scarpe, quindi voglio andare da Deichmann qui, poi devo andare da Woolworth perché ho dei pensierini da comprare, che devo scendere in Sicilia e spero veramente di trovarli. Poi mi piacerebbe andare anche nel negozietto, quello tutto neuro, che sole, perché da quando sono qui non ci sono ancora andata e solitamente lì si trovano cose graziose. E niente, vorrei anche un po' passeggiare al centro di Rheine, che io amo, amo follemente Rheine. Finalmente non piove, tutte le volte che noi veniamo qui piove sempre, anche quest'estate sembrava fatto apposta. Ora si gela fuori perché fa freddissimo. Infatti metterò il cappellino perché altrimenti non posso stare. Si vede l'ombra del telefono qui. Non posso stare. Non so come farete voi due a passeggiare tranquillamente, anche perché le mani. Guarda come sono tutti imbabuccati, con sciarponi, cappellini, guanti. Sì, perché veramente si gela. E niente, quindi ci vediamo direttamente a Rheine, al centro. Ed eccoci arrivati. Prima tappa, Deichmann. Eh sì, mi piace tantissimo questo Guarda che oggetto bello qui. che è, Lo no? trovo carinissimo. Della Skechers. C'è anche nero. Questi qua costano 30 euro. No, ho trovato tutto il reparto con le cose giapponesi. Tutti i vari dolcetti. Perché non li posso mangiare? Giapponese. Matcha. I mochi. Wow! Che belli questi! No, quante cose. Sto impazzendo.
che adesso, temerari, proviamo ad uscire fuori dal centro commerciale, anche se si gela, perché devo andare appunto da Woolworth. New Yorker, Colombella, ciao Colombella, bonita. La tranquillità, ci sono pochissime persone in giro. Mamma mia, che freddo che fa qui. Abbiamo sbagliato strada, dobbiamo andare più avanti. Mi stanno leggermente congelando le mani. Qua c'è il Roseman e di qua si va a sinistra, giusto? Arriviamo dopo Woolworth. Sì. Questo qua già è Woolworth. Qua fuori ci sono alcune offerte. Qua hanno sempre delle cose meravigliose, tipo questa e queste qua, di cui mi sono innamorata. Niente, purtroppo non ho trovato quello che cercavo. Un peccato, perché stanno ancora togliendo le cose natalizie e mettendo quelle primaverili per Pasqua. E quindi ci sono ancora pochissime cose perché non hanno finito di sistemare. Che carini! Molto carini questi contenitori. Tutto nero. Tutto grigio. Dai, qua c'è qualche idea regalo. Cavallino. Mi sono attaccata, mi stavo agganciando. Ma questa cosa che avevo visto era bellissima, l'avevo vista però quest'estate. Ovviamente adesso non ce l'hanno più, è ovvio. Che bella questa! Quante candele, molto particolari. Molto particolari, cioè, ma immaginate una candela del genere. Tante altre, che carini questi, adorabili. E anche queste qua, le volpi col gufo, questa è bellissima. Vediamo quanto costa questa. Questa mi piace molto, 5 euro. Molto molto bello anche questo. Momentaneamente siamo da Müller e ci sono tantissime cose dedicate a Harry Potter. Cioè, questa è bellissima, la macchina, dentro ci sono Ron ed Harry. Il gufo, il cappello che ho già visto. Wow, guarda che bello questo. Dagli Reset. Questo è bellissimo. Guarda. Cos'è? Wow. Bello. 45 o 20 euro. Ah, perché è scontata per ora. Poi ci sono pure altri personaggi. C'è un sole talmente forte che sembra quasi primavera. Peccato che c'è un gelo polare artico. Peccato, perché altrimenti si starebbe divinamente. Allora, abbiamo già tagliato la verza, l'abbiamo sciacquata per bene e abbiamo tolto la parte centrale, quella bianca, che è troppo dura e poco digeribile. Abbiamo messo la pentola con l'acqua, sta per bollire, quindi adesso aggiungiamo la verza e la facciamo cuocere per 15-20 minuti, finché sarà bella tenera e cotta, ovviamente. Prima l'ho dato per scontato, ma ovviamente nell'acqua ci va il sale, quindi avevo già aggiunto il sale prima. E mancano ancora 5 minuti per la verza e nel frattempo in una padella giro d'olio, 2 spicchietti d'aglio e si mette sul fuoco per far rosolare leggermente l'aglio. E dopo si spezzetta il tritato, questo servirà a dare più sapore. Quindi si fa rosolare 3-4 minuti, basta, il tritato. E dopodiché si aggiunge la verza con un po' d'acqua. Nel tritato prima ovviamente ho messo un pizzico di sale per insaporirlo.
Adesso alzo la fiamma, aggiungo un po' di olio e lo faccio cuocere per altri 10 minuti tutto insieme. Non devo dimenticarmi l'aglio, che poi devo toglierlo. E aspetto adesso che bolle di nuovo l'acqua, perché qui metterò la pasta. Appena la pasta è pronta, la metto nella padella insieme alla verza e al tritato con un po' di acqua di cottura e la rimetto sul fuoco. Quindi si aggiunge un po' di acqua di cottura, un po' di olio. E si lascia mantecare. Ed eccola qui, pronta. Poi a piacere, se volete, potete aggiungere un po' di parmigiano oppure no. Noi, visto che ci piace più saporita, mettiamo anche un po' di parmigiano. E adesso voglio mostrarvi le cosine che abbiamo acquistato questa mattina, perché siamo stati in diversi negozi. Sono anche andata da Action e Teddy, quindi voglio mostrarvi le cosine che ho preso, ma che hanno preso anche Vince e Roxy in realtà, quindi adesso cambio la visuale. Sono entrambi i sacchetti di Action, ma qui c'è la spesa. E a proposito di Action, abbiamo acquistato il nuovo sacchetto, che è bellissimo. Qua già si trovano le cose per Pasqua, per San Valentino, per Carnevale. Comunque questo sacchetto è bellissimo, io praticamente li colleziono, ne ho tantissimi. Comunque passiamo alla spesa. Vi faccio vedere le varie cosine, pesco random perché abbiamo messo tutto all'interno del sacchetto. Allora, queste patatine qui le abbiamo prese da Aldi e sono costate 1,49 euro e sono vegane. Speriamo che sono buone, non le abbiamo mai provate. Poi Vince si è preso questi qui che erano in offerta a 99 centesimi, sono i simil Mikado. E questi qua sono quelli, credo, al cioccolato fondente. Broccolo, che non può mai mancare. Questi qui, che sono molto simili ai Tuk. E questi sono costati 1,79 euro. Panini, tre panini sono costati 57 centesimi. Ed altri, se non mi sbaglio, non abbiamo preso altro, no? Questo è il volantino dell'Edeka. Questo è di Roxy, il Ferrero, come chiamano qui, Country, a 49 centesimi. E io, rullo di tamburi, finalmente sono riuscita a trovare la Philadelphia del mio cuore, la Philadelphia vegetale, quella fatta con latte di mandorla e avena. Non riuscivo a trovarla qui e finalmente eccola. Ed è costata 2,79 euro, molto meno rispetto all'Italia, perché io quando vado a prenderla al Conad la pago circa 3,49 euro, se non sbaglio, giù di lì. E invece, insomma, qui l'ho trovata ed è anche ad un ottimo prezzo. Poi passiamo al DM, giornale che non può mai mancare, perché, come ho detto, io lo sfoglio e poi lo ritaglio. E abbiamo preso, allora, due wraps, questi qui della Char, che sono senza glutine. Un attimo che prendo lo scontrino così vi dico anche il prezzo. 2,75 euro. Poi i miei amatissimi cereali, questi qui della marca DM, a 3,25 euro, 150 grammi. Salve, ciao a tutti! Questo è il treno, ho salutato le persone. Poi sempre del DM Bio, le penne queste qui fatte con riso integrale, che sono buonissime. E queste sono costate 2,65 euro, 400 grammi. E i miei amati salatini che io mangio sempre, della Char, i Salty. Questi sono costati 2,65 euro. E il pacco è di 175 grammi. Poi Roxy, le ultime due cosine, si è presa questo qui, che è il suo mascara preferito della Essence, ed è costato 2,95 euro. E questo pennello
a 3,75 euro, che è quello tagliato perfetto per applicare il fondotinta ma anche la cipria. E questi sono tutti gli acquisti che abbiamo fatto al supermercato. Nel mentre si è ovviamente rimesso a piovere. Comunque, allora, passiamo subito alle cosine da prese da Action. Questa giacca qui, che è morbidissima, caldissima, l'ha presa Roxy. Ora vediamo se riesco a metterla meglio. È un bel cardigan che arriva più o meno sopra il sedere come lunghezza, no? Sì. Quindi questo qui è costato 7,95 euro. Poi andiamo avanti, vi mostro un'altra cosa che ha preso sempre Roxy, che è questa bellissima sciarpa super morbida e calda con questa fantasia. È costata 5,99. Poi io ho preso queste che erano in promozione questa settimana. Vabbè, sono al contrario, fa niente. Queste ciabattine rosa della Umbro. Sono bellissime, non le ho neanche provate, quindi spero vadano bene, ma tanto a me servono per fare la doccia. E queste sono costate 5,95 euro. Poi spulciamo un po' qui dentro. Queste che le abbiamo prese per tenerle in macchina, 79 centesimi. Poi abbiamo preso questi qui. Questi dobbiamo scenderli in Sicilia e sono costati 1,28 euro. E all'interno ce ne sono 50 bustine. Ve le avevo già fatti vedere perché sono ottimi. Abbiamo riacquistato l'olio di mandorle dolci, 100% naturale, 150 ml. Questo è costato 2,59 euro ed è ottimo. Gli oli che vendono da Action sono fantastici. È ottimo quello di argan, quello di jojoba, questo, anche quello di ricino. Costano poco e sono molto validi da utilizzare sui capelli, sul corpo, sul viso. Altra cosa acquistata da Roxy, così continua la sua collezione di matite colorate, sono queste qui a 2,24 euro. Così adesso anche altri colori, perché anche a lei piace tantissimo colorare i color book. E a proposito di color book, io ho acquistato questo qui che è enorme, cioè guardate quanto è grande. All'interno ci sono 200 pagine da colorare, c'erano in tre diverse varianti, c'era con la copertina rosa, con la copertina verde, ma questa qui è quella che ha colpito di più me perché ha i colori più belli ed è costato, ve lo dico subito, 2,99 euro. Sono volati gli scontrini, 2,99 euro. E guardate che belle immagini. Ce ne sono alcune che mi ricordano tantissimo Alice nel Paese delle Meraviglie ed è il motivo principale che mi ha spinto ad acquistarlo. Ho fatto una pausa perché nel mentre stiamo guardando la promessa, che è quasi finito. Allora, finisco di farvi vedere le cose. Questo qui lo ha preso Vince, termometro a 1,69 euro della Medisana. E adesso passiamo alle ultime cosine che ho preso io da Teddy. Era da un po' che non ci andavo al Teddy e mi servivano delle cosine che ho trovato, tipo queste. Allora, queste qui che sono carinissime, snack clip a 1 euro. Poi ho preso questo qui perché l'ho trovato carinissimo, anche lui ad 1 euro. Sono degli stick notes. E ce n'erano due diversi tipi, c'era quello con l'unicorno e quello con le emoji, ma sinceramente io ho preferito il fenicottero. E poi si chiude a libriccino, eccolo qui, l'ho trovato veramente adorabile per un solo euro. E mi servivano le matite colorate, tra tutte ho scelto queste qui della Pelican, sono costate 5 euro, e ce ne sono 24 all'interno della confezione, spero che siano valide. Così posso iniziare a colorare questo bellissimo coloring book. E l'ultima cosa la mostro, perché tanto questo video uscirà dopo che io avrò dato questa cosina qui alla persona per cui l'ho comprato. Ho fatto un piccolo regalino ad una mia amica
Ta-da! Che ama immensamente la sirenetta. Quando ho visto questa penna, ho subito pensato a lei. Ho detto: no, io gliela devo prendere. Ed è troppo carina. Ha pure tutti i brillantini. È fatta veramente bene. E quindi l'ho acquistata per lei. Ovviamente non è l'unico pensierino che le prenderò, perché insomma, se trovo qualcos'altro di carino in altri negozi, glielo prenderò e poi glieli darò insieme. Però questa penna, insomma, è troppo lei, quindi gliel'ho presa. E questi quindi sono tutti gli acquisti della giornata. Pausa merenda, mi finisco questa tortina della Charles, che tanto è rimasta solo una fetta. Mi sono fatta anche una bella tisana e sto finendo di modificare un video. E mentre c'è il GF come sottofondo. Bello il tramonto.